Il programma che ho partecipato dell'International Visitor Leadership Program mi ha consentito di visitare città come Washington DC, St. Louis in Missouri, Austin, Texas e Portland, Oregon. Il programma era rivolto a giovani leader europei. Le mie aspettative principali erano incentrate sull'approfondimento delle tematiche e dei rapporti transatlantici tra Stati Uniti e Europa, rispetto sia alle tematiche di sicurezza e geopolitica, sia rispetto alle tematiche del commercio estero internazionale. E ovviamente c'è stato anche un focus sulle prossime elezioni americane che ci saranno a novembre. La parte più importante sicuramente è stata Washington e la possibilità di interagire con il Dipartimento di Stato, con il Pentagono, con il Congresso e con i loro rispettivi rappresentanti per capire in profondità quali sono le sfide che accompagneranno gli Stati Uniti e l'Europa e l'Italia soprattutto nei prossimi anni. E il programma poi si è sviscerato in un programma più nazionale, dove siamo andati in profondità rispetto alle grandi tematiche che coinvolgono la società americana, tra cui l'integrazione tra le comunità afroamericane, la crisi dei rifugiati che abbiamo analizzato in Texas e soprattutto lo sviluppo sostenibile che abbiamo invece analizzato a Portland, che è diventata in questi anni la città più verde d'America. I miei colleghi erano tutte delle persone fantastiche di altissimo profilo, con le quali continuo a essere in contatto e con le quali già abbiamo programmato una serie di eventi e di iniziative da fare in comune sulle tematiche che ovviamente riguardano sia l'integrazione europea sia l'aumento delle relazioni transatlantiche in una maniera sempre più stretta. E mi ha fatto molto piacere vedere questa posizione di apertura da parte degli Stati Uniti, di coinvolgimento dei partner europei nel comprendere e nell'affrontare le sfide globali insieme agli europei.